può uscire. Sema sta così, come un lebrino. E poi c'è l'orca assassina che dire la mano. Sono Giuseppe Sansonna. Amo il cinema, amo farlo, sono partito dal documentario raccontando la storia del trombettista di Ennio Morricone che veniva dal mondo delle bande pugliesi, si chiamava Michele Lacerenza e fece l'assolo più folgorante della storia del western mondiale, ripreso di recente anche da Tarantino, che è l'assolo del duello finale per un pugno di dollari. Poi sono passato a raccontare un altro mito, interessano le biografie, le vicende umane, le vite degli altri, no? Non trovando nel bandolo della matassa della mia esistenza, provo a rintracciare le coordinate dell'esistenza altrui, o almeno inventarle, così, intuirle. E dopo sono passato a raccontare Zeman e gli ho dedicato alla fine, con la Minimum Fax, un cofanetto, ho fatto due documentari, un libro su di lui, una sorta di trittico, un composito su questa figura di praghese muto che sconvolge il sud infuocato, che allena un po' in tutto il sud Italia da diversi anni. Un ricordo legato al calcio è legato appunto al campionato europeo dell'88, io ho avuto 10 anni, era vedere l'URSS di Lobanovski, giocavo in porta, quindi mi piaceva vedere i portieri, c'era Rinat Dasajev, che era il portiere di quell'URSS storica, con il colonnello Lobanovski in panchina, questa figura mitologica, e vedere, a me sembrava che volasse il portiere Dasajev, perché faceva delle volute incredibili, quindi è stata uno dei primi folgoranti ricordi legati al mondo, al Prato Verde, è quello. A me piace immaginare e legarmi all'immagine sia quando faccio il regista, ma è più ovvio, ma anche in fase di scrittura, anche quando racconto, quando parlo, in realtà io faccio sempre riferimento all'immagine. C'era un mio amico attore che purtroppo non c'è più, che è stato un po' un mio maestro, che una volta mi ascoltò parlare per ore e dice tu hai una vociaccia, sei anche un po' stonato, però fai vedere, sei capace di evocare tutto attraverso la parola. E la considererei un'investitura anche a fare cinema, e anche quando adesso ho esordito come scrittore con questo libro su Zeman, ho sempre fatto riferimento a un mondo di immagino, visualizzo prima, cerco di scandire dei tempi, visualizzo i volti, mi interessano molto i volti delle persone, perché secondo me da una certa età in poi segnano quello che è la persona, non ha la faccia che si merita, mi piace dire, insomma, tutto sommato, quindi bella o brutta, ma comunque piena di volute. Prima parlavamo di Buster Keaton, che ad esempio come Zeman è uno che ha un volto pianeta, planetiforme, che apre mille suggestioni, una sorta di mappatura, istoriato della storia della sua vita, insomma. Quindi sì, l'immagine e la parola vanno sempre di pari passo nel mio immaginario. Io ci penso spesso nei deliri di onnipotenza, a parte gli scherzi, no? Però sicuramente in questo momento storico mi piacerebbe che fosse abolita qualsiasi forma di capitalismo e fosse affidare a un gruppo di scienziati dalla profonda etica lo studio delle soluzioni dei problemi mondiali, a bradare qualsiasi nazionalismo, qualsiasi frontiera, qualsiasi studiare proprio come ridistribuire le risorse, come non avere nessun impatto sull'ambiente, come arrestare il degrado, la cementificazione, riconvertire tutto quello che crea inquinamento, che crea disastro, e soprattutto chi si ribella a questo. I Pink Floyd, Charlie Mingus e Rino Gaetano. Poi disco, forse ce ne sono tanti, però forse per l'infanzia, per quello che è successo, forse perché è anche un po' legato al calcio, perché è diventato assolutamente la sigla di Dribbling, però medley di Pink Floyd, perché Pink Floyd sono importanti anche per me, molto. E quello sì, mi suggestiona sempre, però il jazz in generale mi piace molto, mi affascina, anche se non sono un musicologo, un musicofilo accanito, però mi piace molto, il jazz mi suggestiona sempre, mi evoca sempre un mondo
di immagini per l'appunto affascinante che alimenta proprio la mia visionalità. Beh, come tutti nell'adolescenza, però è come tutti, come molti penso, non era importante tanto la persona amata quanto la costruzione intorno alla persona amata, no? Come diceva Leopardi delle Nerine, no? Della Merina, delle vaghe stelle dell'Orsa, cioè delle ricordanze, cioè quello che tu costruisci intorno a un'immagine, e forse quell'innamoramento non può tornare più perché quando è così sospeso, così impossibile accedere alla persona, la tua immaginazione è talmente sfrenata, il tuo amore è talmente totale, senza prudenze del caso, che poi invece dopo si ricuce la ferita e fa il callo. E poi dopo subentra un amore diverso, no? Completamente diverso, ma ugualmente intenso per fortuna, però, insomma, non è... però diverso, completamente lontano da quello. Ma io non l'età che ho, perché tutto sommato non ho grossi rimpianti, e comunque non, mi sembra, il tempo mi sembra così incomprensibile in sé, tutto sommato così chiaro allo stesso tempo così incomprensibile nel suo scorrere, no? Cioè, non rimpiango di avere 20 anni di nuovo, a parte che cioè adesso 34 mi sento ancora piuttosto energico, quindi non ho acciacchi senili. Ma la paura che, vabbè, a parte le solite paure che ci accomunano tutti, la malattia e la morte, no? Però quello che ci riflettevo sempre io, quello che mi mancherà, che penso che possa mancare più all'umano, è quando si ride insieme a una persona, cioè quella sintonia che si crea fra le persone quando ridono della stessa cosa, cioè quella è. E l'assenza che uno potrebbe rimpiangere di più in un'altra dimensione, se quale che fosse, insomma. Ma l'ultimo libro è un libro strano, però, che l'ha consigliato un amico, che è uno scrittore poco conosciuto siciliano, si chiama Angelo Fiore, si chiama Il Supplente, della storia di una persona che non si riesce a inserire in un contesto scritto da siciliano geniale, come i grandi siciliani, Pirandello, quindi con un grande amore per la parola, per i giri di parole che però assumono aperture filosofiche mai banali, mai fine a se stessi. Racconta di questo outsider brechtiano che non riesce a entrare in un contesto che è considerato anche addirittura più intelligente dal contesto stesso, viene ostracizzato perché è troppo intelligente, troppo acuto e incapace di gestire la quotidianità dei rapporti, e che a un certo punto comincia a delirare che ci sia una comunità fra le intercapedie delle pareti della sua stanza, che sia un misto della più squallida società borghese degli anni 50, però dedita a perversioni lussuriose, no? Che sono tutte nella sua testa. Adesso mi stavo occupando molto di Caramelo Bene ultimamente, perché il prossimo progetto che sto lottando per fare è una sorta di biografia di Caramelo Bene, che io ritengo essere stato un grosso genio italiano, almeno per larga parte della sua carriera artistica, perché ha spaziato dal teatro anche alla musica, in qualche modo al cinema, alla letteratura, riuscendo, pur essendo totalmente tragicamente concentrato su se stesso, è riuscito a dare il polso di un'epoca in maniera molto feroce, molto brillante, molto drammatica anche. E un altro genio sicuramente in Italia è stato Pasolini, anche lui molto misconosciuto, citato a caso, trasformato in griff spesso o in marchio da esibire, no? Purtroppo aveva previsto tutto, ma purtroppo, cioè, bisognerebbe dirlo, non bisognerebbe trasformare un arredo da salotto così, insomma. Cioè, è molto una necessità impellente, bruciante che ho dentro di me, che è un dramma perché poi costa tantissimo realizzarlo, quindi io
lo farei in maniera bulimica, non farei solo questo la mattina alla sera, non farei altro, pensare a progetti. Ho diversi progetti che sento che potrebbero meritare lo schermo. Purtroppo, non per fare il passatista, trovo raramente nel cinema attuale, specie quello italiano, lampi di quello che io ritengo essere cinema folgorante, cinema che nutre, che squassa, che ti porta via da te stesso, che non ti consola, non ti massaggia con dei messaggini, non ti intrattiene come se dovessimo essere costantemente intrattenuti, come gli schiavi devono essere intrattenuti, cioè fanno la vita da schiavi e poi lavorano 18 ore al giorno e poi per essere anestetizzati vanno al cinema per intrattenersi. Io, essendo un po' il collettore di tutte le arti, può riuscire nei casi migliori a cogliere tutti gli aspetti più profondi, di sintesi, e quindi questo mi piacerebbe poter coltivare, questo è il cinema.